potete girarvi tutti verso la scala. Perché non fate mai così quando salgo io su? Al centro commerciale Campania, in piazza Campania, un talento che ci tengo a sottolineare è Super Meridionale. Facciamo sentire il calore della Campania a questo giovane artista. Andiamo! Intanto non so se vediamo se ha aperto il microfono, io faccio anche da fonico così per arrotondare. Ok, adesso c'è. Ciao a tutti! Guardate, loro sono un po' più discrete. Parla di me. È un po' un effetto Sex and the City, sai le ragazze che stanno un po' per i fatti loro, però adesso che ti hanno visto sono diventate fosforescenti, fino adesso non mi davano molta importanza. Va bene, allora vorrei sapere, Dani, se al volo, se è una cosa fattibile in 2 secondi, posso avere un altro palmare, se no diamo il 58 a Davide e uso questo per intervista. Ok, oh, ti frego questo microfono, apriamo il 58 flat per Davide. Perché adesso, allora intanto scusa, no, dobbiamo fare una cosa, mi devo spostare, ti devono fotografare, abbi pazienza, ma qua, dai sfogatevi, vai di obiettivo, vai subito, lei. Ok, che stanno con queste macchine, anche da questo lato per favore, abbiamo delle creature adoranti qui, ecco benissimo, ecco si mette comodo, ragazzi non si perde di coraggio, bravo, siete a posto? Per i baci facciamo dopo, adesso dobbiamo suonare. Allora dicevo, come vi ho spiegato, chi è che mi chiama? Come vi ho spiegato anche prima, intanto saluto un sacco di amici che sono alle mie spalle, poi ve li presento. Allora avete la possibilità di fare 5 domande e poi dobbiamo fare lo showcase. Quindi togliamo un po' la base per favore Dani, se c'è qualcuno che gli vuole chiedere qualcosa, a parte il cellulare naturalmente, adesso o mai più, se volete, avete delle curiosità su X Factor, aspetta siamo ancora in preda alle foto, adesso un attimo che si calmano. Siccome a me piace molto che i fan abbiano un contatto con l'artista, che non deve essere per forza il contatto al quale state pensando tutte contemporaneamente in questo momento, si può anche solo, ma è quello che è la verità. Allora, sì, lo so che state pensando, è giusto così, ci sono delle domande, cioè riuscite a pensare a qualcosa che non sia strappargli la maglia di dosso? Ok, vai bionda. Cosa si prova a presentare il proprio lavoro davanti a tanti ragazzi? È una bella domanda secondo me, apriamo il 58, vediamo se funziona. Beh, è sicuramente una bellissima emozione, soprattutto perché è il mio primo album di inediti, ma anche perché è un album che ho fatto insieme a voi, quindi è il nostro disco. Altre domande veloci? Eccola, adesso si sciolgono, non ce ne andiamo più, vai Mora, abbiamo fatto le veline, prima la Mora, poi la... Con quante macchine contemporaneamente lo stai fotografando? Non c'è... Ah, c'aveva una mano piena così, vai. La prima canzone che hai fatto con la chitarra? La prima canzone che hai suonato con la chitarra, vuole sapere. La prima? Beh, in realtà le classiche sono due, la canzone del sole e una che non siamo in storia. Sono d'accordo, che in genere ti chiedono alle feste, quando si rompeva, non so, ai miei tempi, si andava con la chitarra alle feste, ti invitavano alle feste per suonare la chitarra, adesso non adesso so. Adesso sulla spiaggia. Adesso sulla spiaggia, i falò, ma adesso si acchiappa, perché quando lo facevo io poi si accoppiavano tutti e restavo come un fesso da solo con la chitarra. È ancora così. Ah, così, perfetto, allora non è cambiato niente nel mondo della musica. Altre domande, via, veloci, sì. Quando eri bambino sogniamo di arrivare da 6 ore. Sognavo di fare, di cantare, dici? Sì, vuole sapere se sognavi di fare questo percorso. Da piccolo no, in realtà quando ero piccolino, avevo 3 anni, sognavo di fare il pizzaiolo. Come mio figlio? Mio figlio dice la stessa poi, cosa. Poi sono passato al calcio e alla fine alla musica. A proposito, che ho qua, loro che sanno tutto mi hanno parlato della tua fede calcistica, che va un po' corretta secondo me, da napoletano te lo dico, Altre domande, dai, veloci, dai, veloci che poi non mi ripassa più. Ragazze, poi non facciamo che dopo gli devo parlare, ti prego, mi porti su. Dopo non si può fare, quindi, a parte, sì, aspetta che intanto qui dove mi giro c'è qualcuno che ti fotografa. Allora, una domanda, vorrei che tu spiegassi una cosa a queste ragazze, che fare un disco, uno potrebbe sembrare una cosa semplice, quanti mesi di lavoro ci vogliono per fare un disco? Beh, più che mesi, anni, io ci ho messo 2 anni, dopo X Factor ci siamo chiusi in studio per lavorare a questo disco e finalmente dopo 2 anni ce l'abbiamo fatto. Quindi pensate quanto tempo ha dedicato a questa produzione. Ci sono altre domande ragazze, se no suoniamo. Eccoci, vai! Che cosa hai provato quando hai detto in X Factor?
Ecco, questa mi sembra una gran domanda. Non si può spiegare, ho fatto un salto di 5 metri e mezzo e poi ho gridato per 3 ore. Senti, ma la Maionchi quante parolacce dice quando non ci sono le telecamere? 10 ogni secondo. Ma è simpatica come sembra, io la trovo fantastica. E anche di più. Troppo forte. Oh, non so se avete notato che ha degli occhi molto strani che si linkano con un video che trovate anche sul suo sito. Aspetta che intanto qui... Ma scusa, no, scusa, sei qui per lavoro o la usi così per le foto delle vacanze? No, me la dai un secondo? La macchina naturalmente. Ecco, allora si è portata questa cosina qui, questo telefono. Cioè ce l'hai a mezzo metro, c'hai un obiettivo che se era a Salerno lo vedevi perfetto. Va bene, altri io scherzo, no, permettimi. Altre domande? Dai, veloci, eccoci. È facile mettere le lentine. Ma soprattutto usi le lacrime artificiali o la salina? No, non è facile, però io ci sono abituato perché le uso ogni giorno, quindi queste sono un po' più difficili e fastidiose perché non sono graduate, quindi io in realtà non vedo niente. Perfetto, ma sente molto bene. Allora, visto che non mi vede, fatemi sentire un attimo per favore con un urlo. Perfetto. Allora, ultima domanda, poi si suona, dai. Ancora una, se volete, eccoci. Ecco, questa è una bella domanda. Napoli, della Campania, Napoli. Dai, visto che siamo a Caserta. No, Napoli è una bellissima città, io ci sono stato tante volte, questa è la seconda volta che vengo qui. Okay. È la mia seconda città preferita dopo Roma. Beh, insomma, Lecce, Roma, Napoli, mi pare una bella classifica. Allora, ce n'è ancora una? Proprio a strappo, se no suoniamo. Va bene, suoniamo allora, facciamo così. Intanto, dovunque io mi giri, c'è qualcuno che mi dice scostati. Volevo chiedervi un favore, dopo Davide voleva fare una foto insieme a voi, cioè dopo dovete, magari a finale, se Davide ha voglia, sì. Sventolare tutte quante le copie del vostro CD, così poi lui si gira e facciamo una bella panoramica di questa banda di pazzi assatanate qui. Che tu non hai idea che cosa erano, stavano, quando prima che tu arrivassi, erano sulla fontana con quest'aria come se dovessero fare uno scatto per la gala olimpica. Va bene, io mi levo dai piedi, aspetto di fare il buffone, adesso suoniamo. Spazio alla musica, Davide Vocavero.